Sì. Non so come mi è uscita quello strillo, perché la mia voce è sempre così sottile, però lì io mi volevo far sentire. Io aspettavo soccorsi, non venivano ancora e ho gridato a squarciagola: salvate mio figlio. Fortunatamente sono venuti tre ragazzi residenti e a darci una mano, si sono buttati senza esitare l'acqua fredda, gelida, piena di fango. E ci hanno salvato. Quanti anni ha suo figlio? 3 anni. Cosa pensava in quei momenti? Una domanda stupida, ma... Volevo salvare solo lui. Non sapevo fare altro, volevo solo portarlo lontano da lì. Ho portato le cose per lui, latte, biscotti, il suo pupazzetto preferito e via, scappare via. Non so se si è rivista, ha avuto modo. Sì, ho visto una Fabiana diversa, non lo so, piena di forza, che io sono una ragazza che quando succedono queste cose mi blocco, ma lì ho cacciato una forza, non lo so, dentro di me, volevo salvare mio figlio. E chi è che ha preso il bambino? È un ragazzo che devo conoscere, non lo conosco purtroppo e... Lo ringrazio tanto, 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 tanto. Veramente ringrazio tutti e ringrazio anche la famiglia che mi ha accolto ieri, che ci ha accolto ieri, perché ci ha fatto dormire, ci ha fatto mangiare e sono stati bravissimi, veramente. Abbiamo avuto una grande mano ieri, perché io ero presa dal panico. E adesso casa vostra? Ormai è piena di fango. Dobbiamo ripulire il tutto e... rifare il nostro nido. Come sta adesso il bambino? Ora è sereno perché qui ha conosciuto altri bimbi e fortunatamente non ha avuto il trauma, perché ho fatto tutto che sembrasse un gioco, ecco. Ho fatto in modo che non gli pesasse tutta questa cosa che è successa.